Da alcuni anni la produzione di frutta dell'Emilia-Romagna è flagellata dai danni provocati dalla cimice asiatica, comparsa da noi nel 2012 e che ha progressivamente colonizzato vasti territori e molte coltivazioni. Per risolvere questo problema si è deciso di importare un suo pericoloso parassita in grado di distruggere gran parte delle sue uova. Si tratta della Vespa Samurai. Quando verrà lanciata la Vespa Samurai a Ravenna? La Vespa Samurai Ravenna, i lanci sono cominciati come in tutta la regione in questa settimana, quindi già a partire da questa settimana i lanci sono già stati effettuati nei circa oltre 50 siti previsti nella nostra provincia, sui 300 circa a livello regionale. Ecco, questo, il lancio durerà circa 2 settimane, quindi ecco, poi è probabile che verrà fatto un ulteriore lancio anche durante il mese di luglio. Ecco, per far sì che questo insetto antagonista alla cimice riesca ad insediarsi nella nostra provincia, ecco, a protezione, ecco, delle nostre produzioni. E quali sono gli effetti quindi che sperate di vedere in futuro? Immediato, l'obiettivo, diciamo, del 2020 è un discorso di insediamento di questo insetto antagonista, quindi ecco, effetti immediati sulla popolazione, diciamo, di un calo di popolazione di cimice. Nel 2020 non è l'obiettivo principale. Oggi l'obiettivo principale è quello di far insediare questo insetto nella nostra zona, e soprattutto questi lanci non sono stati effettuati all'interno di frutteti, ma in zone limitrofe, in zone, diciamo, boschive, lungo le acque dei fiumi, ecco, ovviamente vicino ai frutteti, ma non all'interno, perché è anche un insetto che ha una forte sensibilità, ecco, a qualsiasi tipo di trattamento fitosanitario. Quindi ecco, oggi l'obiettivo è questo. Gli effetti dovrebbero cominciare a vedersi in maniera, diciamo così, più importante sicuramente dal 2021, ecco. Anche perché a fine 2020, ecco, diciamo fine estate, verrà fatto un primo monitoraggio verificando, ecco, a che punto è questo insediamento.